CGL, CISL, UIL, ci siamo, Roma, Udi pure, De Firenze, un attimo solo, mi vedo un po' distratti, ci siamo, mo dite voi quando sento un brusio, un attimo solo. Allora, intanto, per essere chiari, su questo decreto, su questo milleproroghe metteranno la fiducia. Questo è l'unica cosa certa. Adesso stiamo aspettando notizie che ancora qualche politico serio amico c'è. Non facciamo né nomi né schieramenti, però qualche politico serio che lì dentro fa il suo lavoro c'è. E stiamo aspettando appunto la tempistica. In calendario era oggi alle 16:30. Però sembra che spostano a domani mattina la votazione e la fiducia. Noi siamo qui, io sto qui, ok? Allora, questa tanto per fare chiarezza a tutti i colleghi con cui dividiamo la piazza, io compreso di cosa sta accadendo, perché credo, ma non è un... come dire, una critica, ma la cosa è molto complessa e parte da molto lontano. Nel 2010 il governo, questo governo, per frenare le pratiche di abusivismo nel nostro settore taxi e noleggio, inserisce un decreto, il famoso 29,1 quater, che stabiliva alcuni principi. Che la licenza di noleggio, il taxi opera nel proprio comune, come la licenza di noleggio deve operare nel suo comune. Siccome noi a Roma ne eravamo testimoni di questo disastro, ok? Lega il territorio, questo decreto, questo 29,1 quadri, che è una piccola modifica, sono tre articoli, lega l'inizio del servizio al territorio e in quel comune, in quella rimessa, il noleggiatore doveva avere la sua sede del vettore, come io ce l'ho a Roma, ok? Io devo partire sempre da Roma, anche la licenza di Canicattì, in quel momento doveva partire da Canicattì su ogni singolo servizio, va bene? Da lì inizia una serie di battaglie a livello legale, vi ricordate, non so se tutti lo sanno, fino addirittura i noleggiatori con conducente fanno un ricorso in Corte di Giustizia Europea definendo questa legge una legge fuori dai criteri di concorrenza, di mercato, di libero mercato. Vengono rispediti al mittente proprio dalla Corte di Giustizia Europea, e qui voglio ringraziare quel manipolo di fratelli che insieme a me si è andato a difendere in Corte di Giustizia Europea chiedendo a voi un piccolo contributo. Lì vengono rimandati al mittente, poi vengono rimandati al mittente da ben 12 TAR, da 6 consigli di Stato. L'ultimo proprio in questi giorni, una sentenza di Cassazione penale che gli dice chiaramente, ve le faccio un piccolo sunto, al noleggiatore di Lenola, gli dice: guarda che se volevi fare il noleggiatore a Roma ti dovevi prendere una licenza di Roma, perché la Polizia di Stato l'aveva preso solo la mattina che aveva fatto 4 aeroporti da Roma a Fiumicino. Ci siamo? Da lì sapete tutti le nostre battaglie, le nostre denunce, fino allo stremo, da soli, con voi, attenzione, parlo da soli, senza supportati dai grossi manager della nostra categoria, sempre da soli, mettendo la faccia e qualche volta anche il sederino. Ci siamo? Centinaia di indagati, addirittura associazione a delinquere, soggetti che avevano portato a Roma 500 licenze di fuori Roma, dell'Abruzzo, della Sicilia. E questi processi, signori, sono in questi giorni. E qualche senatore, signori, quel piccolo emendamento che vuole far passare è semplicemente una sanatoria per questa gente, legata a un fatto molto importante. Sempre mettendo la nostra faccia e il nostro sederino,
abbiamo fatto due cause a Uber. Una, siamo vincenti, sapete Uber Pop come è andata a finire. L'altra è Uber Black, che tra 15 giorni sarà qui al Tribunale Civile di Roma. Fatalità, in questi giorni gli avvocati di Uber chiedono rinvio. In un processo penale gli avvocati di un famoso imprenditore del noleggio che operava su Roma con decine di licenze chiede un rinvio. Ma attenzione, il Ministero dei Trasporti, smentendo la legge, emette tre circolari. Cioè la magistratura dichiara queste norme in vigore e legittime. Vorrei dire una cosa pesante, però non la dico. Si permettono di smentire la magistratura italiana inviando tre circolari ai comuni, ai posti di polizia, dicendo che il rientro di messa è sospeso proprio in questi giorni. Capito che fatalità ci sono queste cause. Come si dice, a pensare male è peccato, ma spesso ci si indovina, ragazzi. Credo. Allora, questo per farvi capire quello che sta succedendo, che non stiamo qui. Uber ha pagato, Uber ha tirato. Qualcuno mi dice che qualcuno ha pagato. Ci ha venduto. Beh, noi l'abbiamo preso proprio qua dietro, tutti a cena insieme, vi ricordate, a Sant'Ignazio, no? Poi l'abbiamo preso addirittura a fare una colazione alla sede del Partito Democratico. Abbiamo visto noti personaggi uscire da quell'incontro, però non hanno avuto neanche il pudore di vergognarsi facendo queste losche manovre, perché poi conosciamo chi sono i firmatari di quegli emendamenti. L'onorevole Lanzillotta, che da 20 anni ci parla di libero mercato, di concorrenza, che ogni tanto ci punta il dito addosso, che in una riunione qui al Senato noi siamo entrati, lei è uscita, ci ha proprio schifato, va bene. Questo è quello che sta succedendo, signori. Non siamo qui a raccontarvi favole, come gira spesso, no ma quelli sono matti, no ma quelli non... No, ma ieri sera alla concertazione girava un messaggio, stiamo vedendo, se domani mattina passa questo emendamento con la fiducia, il noleggiatore Caricatì può fare quello che sta facendo in questo momento, però oggi li possiamo combattere, andiamo nei tribunali, possiamo scendere in piazza e dire la nostra ragione. Domani, signori, sono tassisti come noi, perché poi si scaricano l'app e prendono la corsa in piazza, come il noleggiatore di Celano che ha preso la corsa a 3 minuti e noi l'abbiamo chiamato in quella causa. 3 minuti parte da Celano, lui arriva a Roma a Piazza del Popolo. Allora, credo, se qualcuno ha domande da fare, se c'è qualche sindacalista che vuole intervenire, noi siamo qui tutti quanti.